Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il sociale Un'impresa con Luca Chito. Stasera ci occupiamo ancora di dipendenze, in particolare dell'alcolismo, di chi è prigioniero della bottiglia. I dati di Alcolisti Anonimi ci dicono che il fenomeno al sud è più diffuso ed è drammatico. Noi abbiamo incontrato Bartolo che ci dice: io ce l'ho fatta, però alcolisti si resta per tutta la vita. Sono circa 10 anni quando io ho iniziato subito dopo il militare, quindi intorno ai 21-22 anni, a bere pesantemente alcol. Per sostenere quel periodo mi sono dovuto, credevo che dovevo aiutarmi con qualche cosa, incappai letteralmente per caso nell'alcol e vidi che bevendo qualche cosa in più potevo sopportare quella vita militare più agevolmente. Iniziai a bere di sera, pomeriggio sera, però mi chiesi diciamo, da buon alcolista, quando, poi dopo ho capito di essere, dice, ma se tanto mi dà tanto, perché non avere lo stesso effetto per superare un qualche cosa che magari ti capitava di mattina? E quindi tramite queste razionalizzazioni strane, che non tanto per noi alcolisti, perché lo capiamo dopo, in effetti mi serviva per andare avanti in tutte le cose della vita, poi, perché il disagio si manifestava non solo di pomeriggio, anche di mattina, e quindi credevo di superarlo così, in questa maniera qua. Dopo 3-4 anni diciamo intorno ai 24-25, a bere ogni giorno e poi di mattina incominci ad entrare in un altro meccanismo, è una sottile soglia che non si sa mai quando si varca, no? Dal bevitore, forte bevitore all'alcolizzato, a quello che poi, come è successo, qualsiasi cosa che dovevo fare, anche la più semplice, nella mia testa prevedeva prima l'introduzione della sostanza alcolica per poter farlo, perché altrimenti ero convintissimo che non ne sarei stato capace. Il tutto poi si traduce man mano che si va avanti, perché è abbastanza progressivo, non si è che non si diventa alcolisti e non ci si accorge di essere alcolisti subito. L'avvisaglia, per quanto possa dire io della mia esperienza, basandomi sulla mia esperienza, è proprio quello, incominciare a capire che non funzionavo più, anche in ogni campo, mano a mano della mia vita, quindi nei rapporti lavorativi, quelli familiari, quelli sociali, in tutto, e cominciavo ad avvertire di non funzionare più. Un esempio per esempio può essere il fatto che io, essendo lavoratore autonomo, non sono stato licenziato da nessuno, sono stato licenziato da me stesso, che a un certo punto non riuscivo più ad alzarsi dal letto la mattina se non bevevo qualcosa. E poi neanche questo, che poi dopo, bevendo e bevendo, la cosa è andata avanti, che non riuscivo proprio ad alzarmi più, pure se bevevo. La mia vita era finita lì, su quel letto. Io venni in contatto con gli Alcolisti Anonimi tramite mia sorella, che mi indicò sta strada, se volevo. E l'approccio poi fu importante, perché capii che avevo a che fare con delle persone che erano come me, e quindi dipendeva da me piano piano capire se, oltre ad ammettere questo, che mi fu abbastanza facile, se potevo pure accettare un aiuto in questo senso, che per un alcolista è difficile chiedere aiuto. Però lo feci perché le condizioni lo imponevano, ero arrivato evidentemente al mio fondo e per non morire dovetti fare questo. Io, aiutato dal gruppo a fare il piano delle 24 ore, come noi possiamo chiamarlo, cioè a individuare in quel giorno la mia vita e fare le cose giuste ed essere aiutato a farle dagli amici del gruppo, incominciai a non bere un giorno alla volta, e subito, dopo un po', incominciai ad avere quasi una sensazione di lutto, tanto come se mi fosse morto un fratello, una sorella, un padre. Tanto era forte questa dipendenza. Io mi sentivo in lutto quando non bevevo agli inizi. Poi, mano a mano, ovviamente, frequentando i gruppi, è cambiata la cosa. Sono stato tra quei fortunati che hanno resistito allo tsunami alcol,
e ho avuto molto fortuna nell'incontrare A prima che fosse definitivamente tardi, e per cambiare un po' il suo stile di vita, iniziando a non bere più un giorno alla volta, e per poi incominciare il programma di A basato sui 12 passi. Mi hanno insegnato in Alcolisti Anonimi che bisogna farlo tutto il programma, bisogna abbracciare tutto, ovviamente con i propri tempi e con i propri limiti. Ovviamente non puoi parlare di intraprendere il programma dei 12 passi se non togli, con quelle tecniche che spiegavo prima, col piano delle 24 ore, che in A si effettua all'inizio, se non togli la sostanza. Cioè non c'è programma se non togli la sostanza. E il bello è che piano piano scopri che, mentre lo scopo principale che avevi prima era quello di non bere, poi diventa altro, ma in maniera molto naturale avviene questo in questi ambienti, in questi gruppi. Scopri che magari, adesso sto in una fase che dico, ma sì, è stato difficile eliminare l'alcol, ma adesso ho sta rogna del mio carattere che non riesco proprio a eliminare e mi sembra ancora più difficile. Quindi ti ridimensiona pure quella montagna che una volta era l'alcol, pure semplice, che bevo ogni giorno, e ti spora a dire, ma se hai superato quello puoi superare pure il resto. Prima, quando tentavo da solo, ho fatto pure dei periodi di non bere, ma anche abbastanza consistenti, ma erano come bombe a tempo, io le ho definite, cioè come se ci fosse qualcosa nella mia mente che mi dicesse, vabbè, che ne so, ti sta per nascere un figlio, tua moglie sta facendo la gravidanza, falla pure tu, te l'ha chiesta lei, però nel momento in cui è nato quel bambino, che è un fatto veramente accaduto, lei partoriva di qua, io andavo a comprarmi la bottiglia. Per quella che è stata la mia esperienza, non c'è bisogno di fissare delle date, dice che deve durare 10 anni, oppure deve durare 4 o 5, perché ogni volta che si fa questo in Alcolisti Anonimi, sì, perché il gusto sta non nel diventare santi, come dice Bill, nel nostro programma che non lo saremo mai, non sta nella perfezione, ma nell'aggiungere un grado di sobrietà che ti permette una vita normale, e questo lo si può raggiungere solo se si fanno i passi, magari con sofferenza, che nulla si ottiene senza sofferenza, con guardarsi dentro, derivato da guardarsi dentro, e se ci si adagia, diciamo, tra virgolette, se ci si affida più che altro al programma. Ma ripeto, è una cosa che la si scopre vivendo. Poi per esempio io non la dissocio più dalla mia vita, nel senso che comunque una persona deve avere degli amici, delle amicizie, una vita sociale. Ovvio che ho anche altri amici al di fuori di A e il lavoro, ma gli amici veri sono questi, e non li vedo neanche perché sono alcolisti, perché sono questi, ho la sensazione di essere al posto giusto con gli amici giusti.